Su Topolino numero 3552, Francesco Artibani e Ariel Mittun fanno incrociare le strade di Paperink con Babbo Natale nel corso della notte della vigilia. Come tutte le storie natalizie, anche questa risulta essere molto divertente, esagerata e soprattutto magica. Un ruolo centrale all'interno della storia ce l'ha la cintura di Babbo Natale, utilizzando la quale il nostro eroe riesce a diminuire le proprie dimensioni e calarsi così attraverso i camini delle case oppure infilarsi nei pertugi piccolissimi. Inoltre questa cintura ha un'altra utilissima proprietà, come vedremo tra poco, cioè quella di sospendere il tempo. Per poter consegnare i regali intorno al mondo, Babbo Natale e le sue renne hanno a disposizione un tempo che varia tra le 24 e le 48 ore, a seconda di come andiamo a valutare il tempo. Per esempio, nei link che vi lascio in descrizione, sono tre articoli, ci sono tre tempi per la lunga notte di Babbo Natale. Il tempo più piccolo che viene preso in considerazione in questi articoli è 31 ore. Ovviamente per eseguire questo conto bisogna prendere in considerazione diversi elementi, come per esempio la linea di cambiamento di data, oppure il fatto che fondamentalmente la Terra ruota intorno a se stessa in meno di 24 ore, che è la durata del giorno siderio, oppure ancora il fatto che comunque la Terra è suddivisa in diversi fusi orari, in particolare 24. Ci sono poi tutta un'altra serie di vincoli e quindi ovviamente abbiamo diverse velocità. E per esempio il modo migliore, più ottimistico di considerare questa velocità, cioè la velocità più bassa in pratica, risulta essere quella di 1500 km al secondo, quando si considerano solo e soltanto tutte le famiglie cristiane. In questo caso questa velocità è all'incirca 0,5% della velocità della luce. Ovviamente noi sappiamo che generalmente nelle storie disneyane Babbo Natale non fa nessuna distinzione tra la religione dei bambini a cui va a consegnare i regali. L'importante è che siano stati bambini buoni. Però anche considerando questa comunque bassa, relativamente bassa velocità, Babbo Natale e le renne avrebbero bisogno di un sistema che gli impedisca di subire gli effetti dell'attrito dell'atmosfera, perché a queste velocità altrimenti il risultato sarebbe quello di venire inceneriti completamente lui, le renne, la slitta, persino i regali. E allora, se vogliamo prendere in considerazione qualcosa che impedisca questo attrito, che quantomeno riduca al minimo indispensabile l'uso di un sistema per ridurre gli effetti dell'attrito, beh, forse potremmo esplorare una strada leggermente diversa rispetto a una delle tante che vengono considerate nei link in descrizione, ovvero andare a porre la slitta con tutte le renne in una orbita più o meno simile a quella della Stazione Spaziale Internazionale, in maniera tale che la maggior parte del lavoro, in pratica, lo fa la Terra spostandosi sotto la slitta, mentre a Babbo Natale resta semplicemente una sola cosa da fare, utilizzare la sua cintura anche per il teletrasporto magico, che così lo può portare dalla slitta fino alla superficie della Terra e viceversa, insieme con il suo sacco ricco di doni, e avere in questo modo anche un po' più di tempo rispetto alle altre soluzioni precedenti per consegnare i suoi regali, senza dimenticare comunque le altre proprietà di cui lo stesso Artibani ha parlato nella storia in questione, ovvero che questa cintura è in grado non solo di miniaturizzare il buon Babbo Natale, ma anche di sospendere il tempo, che è una cosa abbastanza coerente con il fatto che comunque la cintura lo miniaturizza. Probabilmente lo porta alle dimensioni della schiuma quantistica, che abbiamo già visto in un video precedente, porta a fondamentalmente delle dimensioni in cui il tempo possiamo dire che non esiste. Quindi per chi non è stato miniaturizzato, di fatto come se il nostro Babbo Natale si muovesse in maniera istantanea. Ok, non è esattamente così, però dal punto di vista di una storia di fantascienza o magica come questa, beh, ci sta tutto. L'ultimo problema su cui mi vorrei
un attimo soffermare, e lo cito un po' così di passaggio perché probabilmente potrei pensare di approfondire in un futuro video l'argomento, è appunto il sacco dei doni di Babbo Natale, che proprio come per esempio la borsa di Mary Poppins o ancora di più il famoso gonnellino di Etabetta, riesce a contenere praticamente qualunque cosa al suo interno. Com'è possibile, soprattutto considerando che comunque c'è un problema non indifferente sulla quantità di peso che si dovrebbero portare dietro Babbo Natale e le renne? E una possibile soluzione potrebbe essere per esempio il tesseratto, che in realtà sarebbe una porta. A questo punto il sacco sarebbe semplicemente una porta che permetterebbe a Babbo Natale di andare a pescare i regali che sono stati messi all'interno del tesseratto, che quindi si trova in un'altra dimensione, quindi non ci sono neanche problemi con il peso. Un'altra possibile soluzione più o meno analoga, non ho esplorato se dal punto di vista del peso potrebbe funzionare, è quella di utilizzare una bottiglia di Klein. Questo perché comunque la bottiglia di Klein è un oggetto matematico, una superficie matematica, che al suo interno contiene praticamente tutto. Approfondirò probabilmente la questione anche in un video futuro, per cui a questo punto non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati, e soprattutto buon Natale a tutti quanti. Ho, ho, ho.